vicino a casa, te l'ha fatto sbattere. Antonio, esci, esci fuori là. Non risponde. Evidentemente io sono ancora senza luce. No, ieri. No, no, se mi la faccio anche fare, io piangere. Se non c'è niente, che ci posso fare? Non so cosa fare. La parte la cosa non figlia mai. Fazzè, se. E da me. No, devo capire. Quindi non so a me, il ciclo che devi dare, il ciclo che mi ha fatto. Sono andato tutto già, ero lì, ma non poteva mettere, facevi la pianta, come consumato, non te la sono come spaccio. Ma tu dici che ancora oggi questi... Come? Ma i servizi sono già chiari? Sì, sì. Non lo dimmerò. Non lo so come è quello che mi ha fatto. Perché abbiamo la mia chiesa, a domani tu risi la passione, e tu dici che dammi la schiena di là. Non ci stanno a simulare, non li ha. Non ci stanno a simulare. Ma tu devi bene, per lontani, la mia porta, io ti chiamo adesso, in questo momento la polizia. E ti prego di chiamarla, così ci rendiamo conto delle vostre condizioni. Esci da me, tu, togli la faccia, te la faccio sbagliare. Antonio, esci fuori là. Buongiorno, sì. Vieni, 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 no, io ti ho detto che l'ho fatto una volta, due volte, attenti vecchi, però tu devi ascoltare. No, devi togliere le mani da addosso. Tu devi ascoltare. Sai perché? Qua ha sentito gridare la bambina che aveva fame e tua moglie gli ha detto sì, la bambina gridava ieri pomeriggio, gridava che aveva fame. Ma che dici? Vuoi che ti chiamo un ragazzo che viene adesso della chiesa che ci porta pure da mangiare? Tu puoi prendere per il culo. No, prendere per il culo. Ma che cazzo dici? Hai ragione. Oh, ti sto dicendo. Hai ragione. Ma mi ascolti o non mi ascolti? Mia moglie ha peso di me. Se ti prendi mia moglie ti accinto. Ma è uscito con coltello, piaci? Te lo dico io! Faccio io per mia figlia! Allontanati per piacere! Oh, leave le mani! Allontanati! Leave le mani, te l'ho detto, leave le mani! Spostati però per piacere! Spostati! Non mi dire te, tu mi dici! Spostati! Stronzo da merda! Va bene! Non è va bene, Antonio! E spostati! Non è va bene! Spostati per piacere, così non stai qua! Stronzo! Oh! È quello che so stronzo? E altro! Sì, e tu registri ancora. Vabbè, ehi. Sai che sta di bene, fai il cazzo che vuoi. Mi dispiace solo per la bambina. Io ti troverò. E mi ucciderò. Non ti ucciderò. Non ti ucciderò io. Vedi, stanno dei testimoni, stanno dei vagioni. Io non ti toccherò. Cioè, da arrivare a uscire col coltello non è normale. Cioè, a parte che la prima aiuta, la bambina non può stare proprio là. Se parliamo a questo punto, Antonio, fammi intero, non ti stai. Se molesta la polizia, il carabinieri, le vigilanti, le istituzioni, cioè, questo non può essere così. Io te l'ho detto, li avevo visti troppo strani. Stanno più magri, stanno più male. Cioè, capisco che ti voglio dire, Antonio. E tu li hai visti, tu siccome a me, che la presidente, la figlia è su, sai. Facciamo di tutto per cambiare il futuro e le cose. Restiamo a disposizione di chiunque voglia chiarire, anche mettendoci la faccia, perché tutto viene fatto per il bene di questa bambina, che non ha nessuna colpa e va tutelata rispetto alle condizioni generali, qualora ci sia bisogno di intervenire.